Sabrina Ghio condivide con i fan tutta l'amarezza per un giorno di Natale che dovrà passare senza la figlia. Nessun giorno come quello di Natale è ideale per essere trascorso insieme ai parenti e agli amici più cari. Lo sa bene anche Sabrina Ghio, splendida ex ballerina di Amici nonché ex tronista del dating televisivo più seguito dagli italiani, uomini e donne, che questa ricorrenza dovrà passarla senza la figlia. La bambina, infatti, ha passato la vigilia con il padre e così anche il giorno successivo, un atto dovuto per una figlia che ha bisogno di stare con entrambi i genitori, ma che la rende in ogni caso triste. Non è facile, ma per un figlio si fa. Non sono la prima mamma che piange alle 2 di notte perché sta incartando un regalo e perché non può passare il Natale con lei, scrive infatti Sabrina sul proprio profilo. Sabrina Ghio, mia figlia mi ha fatto sentire importante. La ballerina ha deciso quindi di anticipare l'apertura dei regali per potersi godere l'espressione di gioia della figlia quando avrebbe scartato il dono. Per farlo ha utilizzato uno stratagemma che le ha regalato una grande emozione. La sorpresa a Penny è venuta benissimo, ci siamo svegliate alle 6:30, lei era felicissima, abbiamo scartato tutti i regali come se fosse Natale perché le ho spiegato che ho telefonato a Babbo Natale e gli ho detto che sarebbe dovuto passare prima da noi, spiega la tronista che poi aggiunge, lei mi ha anche fatto sentire una mamma importante perché mi ha detto mamma ma quindi tu hai anche il numero di Babbo Natale. Un attimo di felicità e di amore che Sabrina difficilmente dimenticherà. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.